Ecco, quali sono le vostre proposte per la città? Allora, io sono qui soprattutto per creare l'albero della legalità. L'albero della legalità dopo 30 anni, perché sono 30 anni che il Partito Comunista non c'è, e dopo 30 anni siamo orgogliosi e felici, perché è una scelta di vita, di ricostruire il Partito Comunista Italiano. È sul tema degli alberi, figurativo e non, che il Partito Comunista Italiano di Arezzo sceglie di presentare la sua lista per le elezioni comunali ad Arezzo. Sono qui per l'albero della legalità perché è una cosa importante, perché non si può truffare, rubare, ognuno può fare quello che fa, delinquere, può fare tutto meno che la legalità. Quindi io sono qui soprattutto e specificamente per l'albero della legalità. A proposito di alberi, siete d'accordo o no con il taglio di questi tigli? Ma le potature vanno fatte, il taglio totale non tanto, ecco. Il tema della legalità, della difesa dell'ambiente e dei diritti di tutti sono alla base dell'impegno politico, sia dei candidati consiglieri che della candidata, unica donna in questa battaglia elettorale aretina, per la carica di sindaco, anzi di sindaca, come lei preferisce che diciamo. Ecco, Laura Bottai, candidata a sindaca per il Comune di Arezzo, come mai questa scelta di fare quella presentazione in questo luogo della città? Intanto per aiutare gli alberi a vivere, ma soprattutto perché è un luogo d'incontro, è la stazione ferroviaria, è un crocevia, come intendiamo nel nostro programma elettorale fare un crocevia di gente, di culture e tutto, per ridare dignità alla classe lavoratrice, agli uomini e alle donne che lavorano, che con la loro fatica vanno avanti, alle donne straniere e italiane e anche agli uomini ovviamente, che portano la loro cultura e la loro manodopera facendo diventare ricco non il loro ma il nostro paese. Dobbiamo avere più rispetto per queste persone, noi vogliamo portare anche la loro causa. Ovviamente battaglie per un rispetto dell'ambiente, per il rispetto e la dignità di tutte, contro anche la violenza alle donne, per i diritti civili, perché ognuno possa vivere la sua vita e la sua sessualità come meglio crede e la sicurezza ai posti di lavoro, la sicurezza ai posti di lavoro, la sicurezza nel vivere le città, la cultura, tanti sono i temi, il tempo è troppo poco. Concentriamoci un attimo su questo luogo, voi avete scelto questa zona della città, ci sono dei tigli che potrebbero essere tagliati, voi siete d'accordo o no? Siamo assolutamente contrari al taglio di questi figli per più ragioni, ma soprattutto perché non se ne vede il motivo, vanno putati. Gli alberi, le piante sono come le donne e gli uomini, vanno curati, non tagliati. Io credo invece che il vero motivo per cui si taglia, è ben altro, non ha niente a che vedere con la sicurezza e così, magari può avere a che vedere con le onde, con i giga, con tante altre cose che onestamente si può conciliare in un altro modo la loro presenza. Gli alberi non si toccano, sarebbe come uccidere le persone. La lista è presente anche nella competizione regionale, anche qui i temi forti sono l'ambiente e la sanità. No al potenziamento del termovalorizzatore di San Zeno ad Arezzo e per la sanità, le proposte sono l'abolizione dell'intramenia e niente ticket per i redditi sotto i 35.000 euro. La proposta è quella di fare una battaglia forte, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda questa cosa vergognosa che ha fatto la Regione Toscana di poter dare spazi ad ampliare l'inceneritore. Noi già abbiamo il potere rota, io sono valdarnese, abbiamo anche il potere rota, quindi una battaglia per l'ambiente, perché non si può venire a dire di essere contro l'inceneritore quando poi in Toscana si fanno scelte che vanno per il raddoppio dell'inceneritore, vanno per far diventare potere rota in Valdarno la pattumiera di Firenze, sono cose che a noi non ci fanno. Poi ovviamente le battaglie sono quelle del lavoro, il diritto alla salute, non si può tagliare 2.600 posti di lavoro in regione e poi dire mancano i posti di lavoro col coronavirus. Insomma, le battaglie sono sempre le stesse, quelle per difendere la classe lavoratrice, per difendere le donne e gli uomini che lavorano, che hanno lavorato o che devono ancora trovare lavoro. Serve battaglie per salvaguardare la cultura, per fare in modo che la gente, i giovani non emigrino perché non hanno lavoro, i lavori da fare, una battaglia per le donne perché possano vivere libere dalla violenza, con delle città vivibili, delle città fruibili,
godendo e trovando lavoro con i nostri beni culturali. Abbiamo tanto da dare in Toscana, è veramente un peccato sprecarlo per pochi. Sulla sanità, ecco, soprattutto sulla riforma, ecco, sanitaria che le tre province, quindi Arezzo, Siena e Grosseto, hanno vissuto, ma tutta la Toscana, come la pensate? Bisogna fare esattamente il contrario di quello che hanno fatto praticamente. Detto in pochi minuti, ci vuole che vengano salvaguardati i posti di lavoro, i posti letto, che venga ridato ai presidi ospedalieri la struttura che ci vuole. Non si possono trovare medici di qualunque tipo a certi orari come l'appuntamento che si fa all'ufficio anagrafe. Ci vuole un forte investimento. Quei soldi che sono stati tolti in questi anni alla sanità pubblica dalla regione toscana, non sto parlando del Mali, della regione toscana, vanno reinvestiti, cosa che non hanno fatto, vanno reinvestiti in questa cosa. E non legata solo al coronavirus, ma proprio come struttura per il benessere dei cittadini. Paghiamo le tasse, abbiamo anche diritto ad avere dei servizi pubblici garantiti.